Che cazzo? Un pacco? Ma... ce l'abbiamo fatta, ragazzoni! Me lo stavate chiedendo da anni di comprare questo mouse e l'ho comprato per portarci un video, ragazzoni. Stavo parlando del Bloody A60, mouse migliore, economico, per dragliccare e giocare su Minecraft. Un anno fa vi ho portato il Bloody A70 e l'ho regalato ad uno di voi. Facciamo così, vi lancio una sfida. Se volete, ascoltate bene, questo mouse 3000 e 100 like e vi regalerò anche questo mouse. Quindi spaccate questo video di mi piace. Ma oltre al mouse, oggi voglio farvi una sorpresa. Potete ricevere gratuitamente un account di Minecraft Premium. Volete sapere come? È veramente molto ma molto semplice. Ci sarà un contest di un account Minecraft Premium organizzato da MTG24. Cos'è MTG24? Un canale Telegram. Molto semplicemente, per partecipare cosa dovete fare? Andare nella descrizione e unirvi al canale Telegram di MTG24. Lì troverete un messaggio fissato per partecipare al contest. Ovviamente per partecipare dovete seguire questi passaggi che appunto state vedendo qui. È molto semplice, davvero. Ci metterete meno di un minuto a fare tutto quanto, ad entrare nel canale e appunto fare questi passaggi che state vedendo. Quindi mi raccomando, partecipate e poi fatemi sapere se riuscirete a vincerlo. Ragazzi, oggi in questo video, dove abbiamo unboxato nella intro il Bloody 60, quindi il nuovo mouse, vi ho portato Jinko, ovvero il telebridger più scarso in Italia, che gioca appunto con il Bloody 60. Ehi là, buongiorno a tutti. Perché ti ho portato in questo video? Da quant'è che mi stai dicendo di comprare il Bloody 60? 6 mesi. Me lo sta spam, poi vabbè, me lo avete spammato anche voi, ragazzi. Alla fine mi sono deciso. Quindi Jinko, spiegaci un po' il software, come che funziona, perché tu sei quello col pisello lungo. Vai. Allora, molto semplicemente, ci sono 4 core. Quello che vi consiglio di utilizzare è il core 1 o il core 2, perché gli altri, per i giochi FPS dove si utilizzano le macro. Quindi se tipo premete il tasto 3, che si vede sul ok mouse, questo in camera. Esatto, sì. Esatto. Quello lì, se lo premete, vi fa 3 click. Non usatelo perché è bannabile. Qua possiamo modificare la sensibilità e gli MS. Gli MS vanno da 1 a 16. Ovviamente mettete tutti l'1, ragazzi, è il migliore. Una roba, prima di andare in game, vogliamo fare un test di CPS? Ok, volentieri. Vabbè, io sono freddissimo, quindi non riesco nemmeno a cliccare. Porca merda. Ma Bruma, tu sei senza tape, o ce l'hai il tape? No, no, questo qua nero, cioè si vede poco. Okay. Ma Bruma, a me non scivola, ma perché? 86! Ragazzoni, primo game con il Bloody A60. Ho iniziato a fare anche qualche drag click e ho fatto anche un po' di CPS. Il massimo è stato tipo 30, reggendo il mouse. Lo trovo molto comodo, sinceramente, rispetto agli altri mouse per fare drag click. E le prime volte che lo userete, non aspettatevi tanto, perché gli switch si devono un po' allentare, ecco. Ok, infatti io ti dico, bro, non mi sto trovando benissimo, per il semplice fatto che appunto credo, vabbè, a parte che è la prima volta che lo utilizzo, è il primo game proprio. Però già ho aumentato i CPS in butter. Vedi che arrivano subito i verdi, andiamo, vieni. Ma io vedo che tipo la sensibilità è un po' bassina rispetto all'altro mouse. Cioè, con 800 dpi sembrano veramente bassi. Oddio! Dietro! Mi esce okay, un butterfly troppo fluido, veramente. Non è mai come con il Glorious. Il punto è che con questo mouse i CPS che fate è perché sapete farli, non è perché il vostro mouse è rotto. Perché invece con il mio Glorious, il vecchio Glorious, cioè letteralmente il mio Glorious è rotto. Allora, quindi lo switch è rotto e di conseguenza gli fate lì. Esatto, allo stesso tempo faccio sì 30 CPS, direi pure grazie al pisello. Invece questo qua non si rompe? No, 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 questo no. Cioè lo uso da 2 anni. E 2 anni che ci fai butterfly? Sì. E mai, cioè mai che si è rallentato tipo lo switch? Mai. Minchia. Io avevo la 70 e mi si è rotta la 70. Io ho provato anche la 70, no? Quindi ti devo dire, ma io mi ci sono trovato bene. Rosso, bro. Ma perché è più basso? È di qualche millimetro più basso rispetto alla 60. La 60, se notate, se le avete entrambi, li mettete a livello e vedete che sono entrambi non uguali, ma la 60 è più alto. Allora, ti devo dire, bro, sinceramente di butter mi ci sto trovando bene. Esce un butterfly click molto, molto fluido. Comunque non ho l'armor, aspetta. Vieni indietro. Non so perché, ma mi trovo un botto meglio rispetto al Glorious. C'è anche di presa, sinceramente. Ed è la prima volta che lo sto utilizzando, eh. Vieni dietro, Jinko, vieni. Scappa. Ok, arrivano anche i bianchi. Siamo un po' intrappolati, eh. Tranquillo, io copro dietro. Ok. Ma no, non ci credo mai, bro. Ma che hit mi ha dato? Quanto ci hai messo Jinko te per imparare il drag click fatto proprio bene? Tu considera che io la 60 l'ho preso dopo. Io ho imparato a fare il drag su Kane. Quindi ok, mi ha messo un mesetto. Vai. Però, quindi, cioè, giocavo ogni giorno. Adesso il tuo mouse principale è il Bloody? A 60, assolutamente. Questo mouse è buono perché, ragazzi, se voi, non so, volete imparare a fare qualsiasi tipo di bridge così, non vi serve per forza il tape per i primi mesi, perché la shape del mouse, cioè la superficie, è molto, ma molto buona di suo.
è fatta okay. proprio apposta, è studiata. E di conseguenza il mouse funziona benissimo anche senza il tape per i primi mesi. E poi... quando vedete che a forza di utilizzarlo, dopo qualche mese inizia a rendersi sempre più difficile, diciamo, fare il drag, perché giustamente diventa più liscio a forza di dragarci sopra, ecco, dovete iniziare a mettere il tape. Però aspettate qualche settimana o mese, perché fidatevi, è un mouse buonissimo anche senza tape. Soprattutto quando è nuovo. Ok, ho capito. Bene, bene, bene. Infatti, cioè, oddio, bro, sono in difficoltà. Arrivo. Ti dico, ora mi sto trovando veramente benissimo. Cioè, sincero, come prima impressione, buono, tanta roba. Posso dirlo? Forse mi sto azzardando troppo, ma molto meglio del Glorious Modeli. Molto meglio, cazzo. Mostra perché la novità, quindi il nuovo mouse sarà sicuramente più figo. Però c'è una presa migliore del Glorious Modeli. Cioè, lo sento proprio bene in mano. Cioè, è fraintendibile sta frase. Però, veramente, mi sto trovando un sacco. In base DJ, godo. Cioè, con questo mouse ci puoi fare. Allora, jitter click non credo sia adatto. Vediamo se riesco a fare tipo un jitter click. Ma in realtà è buono anche per jitter, non è male. Sì, ci esce, bro, ma il problema è che non può. Cioè, nel senso, sto mouse è fatto per il butter, credo. Butter drag. Non puoi farci mai un jitter click. Se vuoi fare un jitter click, ti prendi lo Steel Series che avevo io con i tasti duri. Qui non è impossibile, proprio. Abbiamo blu dietro. Comunque, vieni. Comunque, ragazzi, non vi ho messo la seconda cam perché. Oh. No. No, due blu qua, merda. Sono un po' messo male. Stanno anche due grigi. Dove sono? Dove sono? Oddio. Ok, a posto, vai, tranquillo. Ti stanno facendo. Ok, visto. Allora, ti dico, bro, devo ancora trovare la sensibilità. Cioè, nel senso, non riesco a trovare la sensibilità giusta. Sì, ma è giusto. Ogni mouse è diverso, soprattutto perché i sensori sono differenti. Quindi ogni mouse ha un DPI diverso. Infatti, bro, ti ripeto, non mi sto per quanto riguarda la sensibilità, non mi ci sto trovando bene. Questo sicuro. Devi trovare la tua. Ad esempio, se utilizzavo 800 di DPI sul Model I, 800 di DPI sulla 60, probabilmente non va bene, perché sono due sensori totalmente diversi. Appunto, io ho sempre utilizzato 800 dpi, ma qui lo vedo un po' troppo lento, sinceramente. Ho aumento a 900, perché ho provato ad aumentare la sensibilità, ma niente, non è quello. La sensibilità dopo diventa troppo. Allora, Ginko, secondo te, rapporto qualità-prezzo? A parer mio è il miglior mouse in circolazione, soprattutto per rapporto qualità-prezzo. 30 euro comunque sono veramente pochi, per quanto riguarda il mouse. L'ho preso quando costava 25, 20. Vabbè, ora cioè, sta 30, io l'ho pagato 32, cioè siamo lì alla fine. Si è alzato di poco, nulla di che. Comunque, ecco, se avete questo dubbio, fra Bloody e 70 e a 60, soprattutto il Bloody 70, da quando è diventato famoso 2 anni fa, lo fanno pagare un sacco, lo fanno overprice perché devono guadagnarci, giustamente, essendo che è un sacco comprato. Però se dovete scegliere tra i due, vi consiglio mille volte la 60, cioè non c'è dubbio. Ginko, vai, fammi un Telebridge, vai. Devi fare full telly da qui fino all'altra isola. Sì, perfetto, mi chiamo Jacob. Grande Ginko, dai, ti insegno io a fare Telebridge. Oh, aspetta, prova a fare una roba. Splitto? Probabilmente sì. Oh, però ho fatto un code bridge della Madonna. Ho fatto un code bridge della Madonna. Okay. Ma non ha senso. No, bro, ho fatto un code bridge della... No, non ci credo. Ora ti faccio vedere cosa vuol dire usare la 60. Allora, i player vanno a spaventare. Grande, Ginko. È morto, questo è morto. Morto anche l'altro. No, mi ha killato, non è vero, scherziamo. No, vai, killalo, distruggilo, ammazzalo, kickalo da coral. Ok. Allora, veramente, questo mouse, ragazzi, basta, non lo regalo più. No, vero, non lo sto scherzando. Però, ragazzi, se questo video raggiunge 3100 like, quindi like che ho richiesto nella intro, il mouse lo regalerò. E non sto scherzando, veramente lo regalerò a uno di voi. Come ho fatto con il Bloody 70. E ovviamente, se poi mi piace, in caso lo ricompro, ragazzi. Guarda, no, bro, mesh un batter troppo figo. Cioè, è troppo fluido sto batter. Non è mai come il Glorious Modeli. È tanta roba questa mouse. Ok, riesce a rompere per caso? Mi fa. No, lascia per. Ah, vai, tu rompi. Bro, tanca. Morto. Comunque, bro, ti giuro, non credo di aver mai fatto tutti quei blocchi di Godbridge. Cioè, tu non so se l'hai visto, poi lo vedrai in video. Ho visto la prima parte. E comunque sto utilizzando il butter per farlo, non sto utilizzando il drag lick. La cosa è, perché con il Glorious non mi viene nonostante utilizzo il butter? In realtà potrebbe essere fortuna, perché è una questione proprio di timing. Può essere che tu in quel momento lì hai azzeccato il timing perfetto e... Dici? Può capitare anche col Model I, assolutamente. Però, diciamo che... Cioè, a me piace un botto la 60, non so come, non l'ho mai provato, quindi non ti so dire. Boh, possibile roba di timing. Però sai che ti dico, sul tasto destro riesco a fare 25 cps di drag click. Sul sinistro non riesco invece a drag clickare. Vabbè, il sinistro alla fine che serve per il drag click? Per se poi tipo fare reducer. Reduce. Esatto, ok, reduce. Sì, va bene. Vai, morto, via. Despawna! Oh, andiamo. Mi sto scendendo anche sul tasto sinistro. Però mi esce solo col dito medio. Aspetta che ho killato il blu perché tanto sono fortissimo. Ok, va bene. Io contro i gialli. Dimmi dove sono i gialli che vado a vincere questa partita. Allora uno è davanti a te. Dovrei te. Mannaggia, Ginko, ma me lo dici prima. Ok, allora Ginko, prima hai fatto schifo, adesso mi devi fare un Telebridge, dai. Prima di fare il Telebridge ti insegno a godbridgeare, guardami. Quando arrivo?
Vai Marco. Madonna, oh, mi ammazzo. Vabbè bro, ma tu lo fai da quanto sei nato di quella pancia di tua madre di merda. Fai il Telebridge. Ci sei cresciuto. Mentre stavi nella pancia di tua madre pensavi a traglicare. Ci sei nato col Telebridge. Non lo so come fai a farlo, ti giuro, non sei umano. Guarda, ti faccio vedere il God. Sai che non faccio God Bridge tantissimo. Bro, li sto tenendo. Guarda, però sopra. Mi devi dare una mano. Mi devi dare una mano. Arrivo. Vai via, vai via. Vai, rompo io. Arriva l'altro. Killa l'altro. Ma faccio uno starnuto che mi esce il draglic dal naso. Ma tu lo fai di long drag? Di short, ma che di long? Ma come fai a fare lo short? Ma che dici? È tipo 8 volte più difficile del tale. No, intendo lo short. Ah, lo short? Okay. Come fai a tenere lo short? Dopo ti faccio la cam e ti faccio vedere. Comunque ragazzi, best mouse. Cioè, se devo dare una valutazione a questo mouse, ora come ora gli do un 9. L'unica cosa che pecca un pochettino, come ripeto, è la sensibilità. Per il resto, per me il mouse è perfetto. Cioè non ho altro da dire a sto mouse, veramente. Grazie Cinco che me l'hai consigliato, ma grazie anche a tutti voi, veramente ragazzi, che me l'avete spammato in continuazione. Marcus, provo il bordo 50. Ok, stai venendo già dagli azzurri? Sì. Okay. Cos'hai? Io nulla, bro. C'ho blocchi e meno d'oro. Basta, non ho nient'altro. E hanno bardato con legno. Legno e lana. Ok, i verdi sono qua da me. Sì, l'ho visti. Ci sono anche gialli, bro. Bro, ci sono due gialli davanti a me. No, me l'ho trappato. Che provo a farmi in base, verde. Così in base. Ci sono anche gialli. Ok, mi sono fatto un verde. Oh, c'è un altro verde qua. Sono morto. Perfetto, sono in base. Fatti entrambi. Fatti le taglie azzurri. Oh, GG. Ma dopo sono veramente troppo forte a questo gioco. Morto uno. Madò, bro, quittate Minecraft, quittate. Corra, si deve svuotare, devo giocare solo io su sto server. Ora mi faccio pure gialli, bro, cioè io... Ma il mouse che mi mette potenza, ma sono diventato Gesù Cristo! Ma chi sono? Morto? Beh, ho vinto, bro. Madonna, bro, ti ho carriato male. Allora, ragazzoni, tutto sommato il mouse a me piace. Come valutazione vi do un bel 9, ricordatevi di lasciare un bellissimo like. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, se lo utilizzate. Ginko, grazie per aver partecipato appunto al video, per averci spiegato tutte queste cose, per averci aperto un mondo su questo Bloody. Se volete acquistarlo, ragazzi, in caso vi lascio il link nella descrizione. Appunto, andate lì, cliccate, aggiungi al carrello e acquistate. Molto semplice. Grazie ancora per aver partecipato, Ginko, e nulla, saluta. Arrivederci, ragazzi. Ragazzoni, ci vediamo alle 15 domani con un nuovo video. Iscrivetevi e attivate la campanellina. Bella.